percorso proprio dell'antiquarium. Ma lo sapete che cos'è un antiquarium? Un antiquarium è un museo dove sono esposti reperti archeologici che sono stati ritrovati nelle zone limitrofe o più o meno vicine al museo stesso. In questo caso, questo antiquarium raccoglie materiali archeologici che sono stati ritrovati nell'antica città di Truento, ovvero una città che oggi corrisponde a Martinsicuro. Il percorso inizia proprio con una carta archeologica dove sono indicati tutti i posti dove sono stati fatti i ritrovamenti. Pensate che l'allestimento di questo museo parte proprio dal Neolitico, dalla pietra nuova, fino ad arrivare al Medioevo. Noi abbiamo scelto di mostrarvi alcuni reperti che indicano la continuità abitativa in questo territorio. Ad esempio, vi mostriamo queste asce bronzee che sono state ritrovate ad Acquaviva Picena negli anni 30 del Novecento e appartengono alla collezione Guidi. Pensate che queste asce sono emerse durante la latura di diversi terreni e non è un caso che siano state ritrovate insieme. Nell'età del bronzo spesso gli oggetti in metallo venivano lasciati in ripostigli. Gli oggetti che venivano posti in questi ripostigli spesso venivano messi o dentro contenitori oppure addirittura sottoterra, in modo da essere nascosti e poi essere ripresi. Probabilmente gli oggetti che oggi abbiamo qui, queste asce, non sono mai state riprese dal loro proprietario. È proprio in questa età che si inizia ad utilizzare il bronzo, che era molto più resistente rispetto al rame. Il bronzo, pensate, si ricavava proprio dalla lega del rame e dello stagno. Inoltre, il bronzo era un metallo molto particolare perché veniva utilizzato per ornamenti e materiali preziosi. E l'utilizzo del bronzo indica che c'erano anche collegamenti tra l'area di Ascoli e la zona adriatica, quindi c'erano proprio dei traffici marittimi. Nel corso del tempo il territorio intorno a San Benedetto il Tronto e quindi a Martinsicuro continua ad essere abitato e questo lo dimostrano i ritrovamenti di epoca romana. Infatti, proprio dal 269 a.C. i romani iniziano a controllare questa zona e ad abitarci e addirittura nel VII secolo d.C. entra a far parte questa zona della quinta regio, ovvero la regio Picenum. Pensate che in realtà a quell'epoca ancora la città di San Benedetto il Tronto proprio non esisteva, ma questo territorio, questa zona era controllata dalla città di Martinsicuro. Martinsicuro infatti era una città romana che si trovava in una posizione strategica perché si trovava a sud del fiume Tronto e soprattutto perché era posta alla fine della via Salaria, una via molto utile per i commerci che permetteva di collegare il mar Mediterraneo al mar Adriatico attraverso tutte le vie delle zone appenniniche. In questo antiquario conserviamo questa stele del primo secolo a.C. Si tratta di una stele funeraria che è stata ritrovata nel 1833 nella contrada Bore di Ragnola di Monteprandone. Questa stele ha un'iscrizione che ci dà molte informazioni. Ad esempio, parla di un uomo che si chiama Caius Marcilius Eros, ovvero Caio Marcilio Erode, che era purpuraius, ovvero un porporaio, e inoltre era di Truenti, Truentinus, ovvero faceva parte di un collegio di uomini o forse di un collegio proprio di sacerdoti che vivevano nella città di Truento, quindi di Martinsicuro. Marcilio era un porporaio, quindi si occupava della lavorazione della lana e della sua colorazione. Questo era un mestiere molto diffuso all'epoca, in particolare perché ci troviamo vicino al mare e pensate che il color porpora si ricavava proprio dai molluschi. Ad esempio, un mollusco da cui si ricavava questa tinta color porpora erano proprio i mulici, come quello che è presente nel nostro museo ittico. Le asce bronze, questa stele funeraria del primo secolo a.C., ci ricordano che questo territorio era abitato in passato e quindi si tratta di oggetti che testimoniano il vissuto di un'epoca che non c'è più, ma noi oggi conserviamo alcuni oggetti in questo museo proprio per farveli conoscere. Come ho già detto, in epoca romana il territorio intorno a Martinsicuro e quindi anche a San Benedetto era molto abitato. Per ricordare questo sono molti ritrovamenti di abitazioni, proprio come l'ultima scoperta
di San Benedetto del Tronto. Ci troviamo nella sezione museale inaugurata nell'estate del 2020 nel paese alto di San Benedetto del Tronto. Si tratta di un nuovo museo che conserva l'ultima scoperta archeologica fatta dagli archeologi in questa città. Questa scoperta ci riporta indietro nel tempo fino all'epoca degli antichi romani, addirittura al primo secolo avanti Cristo. E questa scoperta ci indica che questa città è cambiata molto nel corso del tempo. Il suo nome è Vela Marittima. Ne avete mai sentito parlare? Gli studiosi, in base agli avvenimenti che sono stati fatti, hanno deciso di attribuire a questa nuova sezione proprio questo nome. Scopriamo più da vicino di cosa si tratta. A darci indicazioni molto importanti è il ritrovamento di un pavimento a mosaico. Un pavimento a mosaico che è stato ritrovato scavando al di sotto dell'ex scuola Sciarra. La pavimentazione a mosaico ritrovata nel Paese Alto è composta da un'ampia cornice di tessere nere ed è decorata internamente da scaglie di pietre colorate che sono di diverse dimensioni. Grazie a questa tipologia di decorazione, chiamata opus scutulatum, ovvero opera scutulata, gli studiosi hanno datato il mosaico al primo secolo a.C. Ad ovest è presente una piccola decorazione in bianco e nero dove si può riconoscere una parte della raffigurazione di un animale marino, che gli archeologi identificano come un gambero, il quale allude al mare. Ma non solo, questa piccola decorazione è stata rovinata dalle costruzioni di epoca medievale e faceva parte del pavimento di una porta di passaggio. Tutto questo mosaico apparteneva ad una grande stanza di accoglienza o di rappresentanza. E questo lo deduciamo se ricostruiamo l'intera cornice del mosaico. E facendo questo si riesce a capire che le dimensioni di questa stanza erano veramente molto grandi. Questo è solo uno dei ritrovamenti che hanno portato gli archeologi a parlare proprio di Villa Marittima. La Villa Marittima è una tipologia di abitazione che si sviluppa in epoca romana. In questo caso si tratta di un'abitazione caratterizzata sia da una zona di produzione sia da una zona dedicata all'ozio, ovvero allo svago e anche al riposo. Infatti, questa tipologia di villa si trovava proprio vicino al mare. Una volta il paese alto si trovava proprio affacciato sul mare e questa villa era sicuramente in una posizione strategica. A ricordare il legame con il mare è proprio il mosaico con la rappresentazione di un gambero. Infatti, rappresentare delle tipologie marine all'interno dei mosaici era molto usuale, specialmente se i proprietari di questa abitazione avevano un'attività legata al mare, potevano forse avere un'attività di pesca. Seguendo l'esempio di altre ville marittime, come ad esempio la villa delle Muracche presente a Tortoreto, oppure la villa con l'infeo di Cupra Marittima, possiamo ipotizzare che questa villa presente invece a San Benedetto del Tronto fosse davvero di grandi dimensioni. Inoltre si trovava in una posizione strategica e si affacciava direttamente sul mare. I lavori di scavo sono ancora in corso e sono volti a riportare alla luce la zona nord della villa. In questa zona è stata individuata una vasca come questa qui, una vasca in cocciopesto dove si andava a produrre il famoso garum, ovvero una salsa di pesce. Quindi accanto a questa zona, a questo mosaico che abbiamo visto per l'accoglienza, vi era in una fase successiva una zona dedicata invece alla produzione. La presenza di questa villa marittima rappresenta una sorpresa per tutti i cittadini di San Benedetto del Tronto. La storia dell'antico abitato, quindi, viene riscritta, riconducendoci addirittura fino alle origini romane di questa città. Questa nuova scoperta, inoltre, ci mostra quanto siano importanti le tracce archeologiche degli uomini del passato, soprattutto perché devono essere conservate in modo tale che le generazioni del futuro possano vederle, proprio come oggi facciamo anche noi. All'epoca romana risalgono gran parte delle anfore che troviamo qui nel museo. Infatti ci troviamo nel Museo delle Anfore. Questo museo è molto particolare perché racchiude anfore
pesce che proveniva dalla Spagna e veniva utilizzata tantissimo in Romagna perché ne erano veramente pronti. Lasciavano macerare la sostanza, il garum, all'interno dell'anfora al sole per più di un mese e solitamente veniva condita con delle erbe che potevano essere la menta o il rosmarino. Le anfore contenenti il vino e il garum erano rivestite internamente con delle sostanze resinose. Questo veniva fatto per conferire appunto al vino e al garum un gusto particolare, un gusto differente. Questo non accadeva invece con l'olio, infatti le anfore che contenevano olio non venivano invece immerse in sostanze particolari, così che poi non potevano essere riutilizzate. Una volta esaurita la funzione primaria delle anfore, ossia quella che abbiamo detto prima, quella di contenere vino, olio e garum, venivano impiegate in un altro modo, in altri usi secondari, in ambito sociale, in ambito idraulico, ma anche in ambito militare. In ambito sociale, ad esempio, venivano impiegate come culle per i figli dei più poveri, ma anche come urne funerarie. In ambito idraulico, invece, per le condutture idrauliche. In ambito militare, invece, venivano riempite di sostanze esplosive per poi essere catapultate. Le parti dell'anfora venivano realizzate separatamente per poi essere assemblate prima della cottura. Grazie a questa anfora possiamo vedere proprio tutte le parti che la compongono. Partendo dall'alto vediamo che abbiamo l'orlo e il collo, poi le anse, a destra e a sinistra, la parte centrale che è utilizzata dal corpo e la parte finale che è il puntale. Molto delle anfore più antiche che abbiamo qui nel nostro museo ed è l'anfora cananea che è stata ritrovata vicino alle coste del Libano. Quest'anfora è molto particolare non solo perché appunto risale a quasi 3400 anni fa, ma perché è molto bassa, è molto piccola rispetto alle altre anfore. Infatti misura solamente 70 cm, ha questo collo molto piccolo, probabilmente rotto perché non c'è la parte superiore. Aveva questa pancia molto grande per contenere più materiale possibile, oltre ovviamente al vino, l'olio e il garum, poteva contenere anche incenso e mele. Le anfore potevano arrivare a contenere un massimo di 26 litri e potevano arrivare a pesare fino a 50 kg. Se erano così pesanti, venivano trasportati da belve uomini attraverso un lungo bastone. Inoltre le anfore venivano chiuse con un tappo di sughero di terracotta e in alcune anfore possiamo trovare dei veri e propri marchi di fabbrica che erano testimonianza del nome del proprietario che le aveva appunto realizzate. Questa era la riproduzione in scala dell'ossatura di una nave chiamata Socene nel secondo secolo d.C. Ed è nato dall'esigenza di far conoscere la tradizione sanbenedettese, ma non solo, anche quella marchigiana. E infatti sono presenti elementi e testimonianze fruibili comunque a tutti, grazie ai donatori di San Benedetto del Tronto, sia pescatori ma non solo. Il Museo della Civiltà Marinara delle Marche è organizzato per unità narrative. Infatti troveremo l'unità narrativa ad esempio dei mestieri, quella dedicata alle imbarcazioni, quella dedicata alla pesca oceanica. Questo per dare testimonianza di una civiltà insomma sanbenedettese e marchigiana. Infatti sono presenti tantissimi focus e pannelli che descrivono appunto i vari momenti della storia di San Benedetto del Tronto.
dai tempi antichi gli uomini dovevano viaggiare per mare per ragioni ovviamente di sopravvivenza, ma non solo, anche per conoscere luoghi inesplorati. È proprio quello che fecero i pescatori sanbenedettesi. I pescatori sanbenedettesi si riunivano in imbarcazioni, come ad esempio la più famosa era la Paranza, che come dice la parola stessa viaggiava in coppia con un'altra barca gemella, e all'interno di questa Paranza vi era un equipaggio formato da vari membri. Questi membri erano l'Uparò, l'Usottoparò, l'Umarenar, l'Uviovenit, l'Umere e l'Umarinil. L'Uparò era sostanzialmente il capitano della barca che godeva di tutto il rispetto dell'equipaggio. Poi abbiamo l'Usottoparò, che era il capitano della barca gemella e aveva gli stessi diritti e doveri dell'Uparò, ma era solitamente il padre o il figlio, comunque un parente dell'Uparò. L'Umarenar invece era l'uomo di esperienza che conosceva benissimo il mestiere. L'Uviovenit era, come dice appunto la parola in sanbenedettese, un giovane che aveva superato l'apprendistato. L'Umere era invece l'apprendista marinaio che osservava gli uomini più grandi lavorare, e per ultimo c'era l'Umarinil, che era il bambino, il ragazzino, che aveva all'incirca dai 6 ai 10 anni. I mestieri sanbenedettesi non si limitavano solo all'uomo di mare, ma si svolgevano anche dentro alla cittadina di San Benedetto. Infatti abbiamo due figure molto importanti che venivano ricoperte dagli uomini, che erano appunto quelle dei canapini e dei funai. I canapini erano coloro che lavoravano la canapa, come dice proprio il nome, e la lavoravano grazie a dei pettini molto particolari, e lavoravano solitamente in ambienti molto insomma tetri e piccolissimi. E invece i funai svolgevano quel lavoro che permetteva alla canapa di diventare filo e corda, e grazie appunto a questa ruota qui che vediamo, che pensate un po' veniva girata proprio dai bambini. I pescatori sanbenedettesi non si limitarono a lavorare solo nella zona appunto di San Benedetto, quindi nella zona adriatica, ma esplorarono tantissime altre zone del mondo. Infatti dal 1956 iniziò proprio la grande avventura atlantica. La prima imbarcazione a superare le colonne d'Ercole fu Nicola Marcheggiani, e poi ne seguirono tante altre che andarono verso l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano. Da questo momento in poi, infatti, la cultura sanbenedettese e della tradizione appunto marinara ebbe un boom economico grazie appunto a queste esplorazioni in tutto il mondo. Come ultima figura, ma non per importanza, abbiamo la donna, che aveva un ruolo importantissimo nella cultura sanbenedettese, perché era colei che si occupava dell'intera famiglia, sia in termini economici ma soprattutto per i figli. Era importante perché in mancanza appunto del marito era lei a gestire il tutto. Infatti sprigionava una forza incredibile, non solo in termini fisici, che era insomma solitamente una donna robusta, forte, ma anche in termini caratteriali. Infatti molte le volte si dice che le donne sanbenedettesi fossero irruenti, ma questo perché è dovuto al loro temperamento, dovuto insomma alle condizioni della vita. Le donne sono spesso raffigurate nei dipinti, ad esempio, di Angelo Landi, come questo che vediamo qui, che è una rappresentazione di un dipinto che si trova al Palazzo di Vice Piacentini, al Paese Alto di San Benedetto del Tronto. Ci troviamo alla Pinacoteca del Mare. Sapete che cos'è una pinacoteca? Una pinacoteca è un museo che ospita prevalentemente dipinti. La nostra Pinacoteca del Mare è ospitata all'interno di un palazzo storico del 1800 che si chiama Palazzo Piacentini, perché qui abitò la poetessa sanbenedettese Dice Piacentini Rinaldi, una grandissima poetessa di cui la città intera va fiera, che ci ha lasciato un patrimonio bellissimo di poesie in vernacolo sanbenedettese.
Al secondo piano c'è l'archivio storico comunale, mentre qui dove mi trovo io appunto ci sono le opere della Pinacoteca esposte. Queste opere hanno tutte un legame comune, un'unica tematica, che è il mare. Artisti che si sono innamorati del nostro territorio, non solo cittadini sanbenedettesi o delle zone limitrofe. Noi nell'arte generalmente apprezziamo il valore innanzitutto estetico, questo è chiaro, ma il legame che hanno queste opere all'interno di questo museo è ancora più profondo, perché hanno un legame storico e tradizionale importantissimo. Perché di certo davanti all'arte tutti quanti abbiamo un giudizio estetico, quindi possiamo dire che un'opera può piacerci e l'altra no, non tutti abbiamo gli stessi gusti. Ma c'è una cosa che è oggettiva per tutti quanti, che l'immagine è una fonte storica e che ci racconta il passato. Gli artisti presenti nella nostra Pinacoteca hanno una caratteristica comune, sono tutti vissuti tra il 1800 e il 1900. Altra caratteristica comune è che hanno rappresentato paesaggi sempre antropomorfizzati, diremmo. Quindi l'uomo, sì, la descrizione della natura, ma anche l'uomo strettamente legato ad esso, immerso in questa dimensione naturale. Alfred Joseph Chatelain è stato uno di questi ed è stato un artista svizzero che si è innamorato talmente tanto della nostra città e della bellezza del nostro mare da soggiornare qui in vacanza addirittura per ben 10 anni. Chatelain diceva che tutto ciò che ritraeva lo ritraeva in maniera molto particolareggiata, perché presto sarebbe svanita a causa appunto della modernità, dell'incedere della nuova era. Nelle sue opere appunto non descrive soltanto le bellezze naturali del mare, ma anche tutto quel lavoro meticoloso e laborioso che i marinai sanbenedettesi, così come le donne sanbenedettesi, sapevano fare in spiaggia e in tutte quelle attività produttive legate al mare. Angelo Landi fu un artista lombardo, per la precisione veniva da Salò, e anche lui soggiornava spesso qui in vacanza a San Benedetto. In questa opera che ci ha lasciato ed è meravigliosa, che si chiama Tempesta o Attesa, interpreta proprio tutta l'attesa e anche l'angoscia, se vogliamo, la preoccupazione delle donne, mentre quasi stanno richiamando i mariti che sono ancora al largo con le loro imbarcazioni, che devono rientrare in un mare in tempesta, che significa chiaramente rischio. Questa immagine ci racconta anche un altro dato molto importante. A San Benedetto, ancora all'epoca di Landi, il porto non esisteva, non era stato costruito e si attraccava sulla spiaggia. Adolfo De Carolis fu un grandissimo artista nato a Montefiore dell'Aso, qui nella nostra provincia. Fu un artista molto conosciuto, molto famoso, ma la cosa molto interessante di questo artista è che in qualsiasi sua opera ha portato sempre il territorio pisciano con sé, ha sempre rappresentato le persone più umili, le contadine del territorio pisciano, così come della campagna piscena, così come anche i marinai sanbenedettesi. È stato un artista importante, pensate, e molto stimato, nonché amico di Giovanni Pascoli e di Gabriele D'Annunzio. Per loro, infatti, illustrò moltissime opere attraverso le sue incisioni. Il pensiero di De Carolis in questo momento storico è molto calzante, perché De Carolis parla di necessità e di socialità dell'arte. Dice di pensare appunto anche ai contadini che hanno bisogno di cantare mentre lavorano o di abbellire i propri carri. Quindi per l'uomo l'arte è necessaria, tutti siamo potenziali artisti. Per quale motivo? Perché l'uomo attraverso il suo lavoro, attraverso il costruire strade, palazzi, piazze, città intere, non è altro che il proseguitore della creazione che madre natura ha avviato. E questo è un pensiero meraviglioso. Per questo De Carolis ritrae spesso e volentieri le contadine come delle dee oppure come degli eroi pescatori sanbenedettesi. Uno di questi casi è proprio è rappresentato da due opere, due xilografie di incisioni sul legno che abbiamo qui nella nostra pinacoteca, che si chiamano Il timone e il baro. Qui i marinai sanbenedettesi vengono rappresentati con tutta la loro forza, con tutto il loro vigore, come gli antichi greci o i burmi che conquistarono il mondo con le loro semplicissime e fragili imbarcazioni, ma con la loro forza.
diciamo che si possono accostare ai personaggi dell'Iliade e dell'Odissea. Il nostro museo ittico ospita specie marine provenienti dai mari di tutto il mondo e quindi è molto importante da un punto di vista scientifico, perché attraverso di esso possiamo conoscere la vita sotto i mari, scoprire come i suoi abitanti si difendono, come cacciano, come lottano per la sopravvivenza. Dopo essere stati accolti da questa grande mandibola di balena che ho alle mie spalle, il nostro viaggio in questo museo inizierà tuffandoci negli abissi, fino a lentamente poi risalire in superficie. Ci troviamo nella sezione profondo blu. Qui ci sono tutte quelle specie marine che vivono sui fondali. Alcuni di loro, chiamati animali sessili, sono addirittura attaccati ai fondali. Uno di questi è il corallo, che noi siamo soliti pensare a un unico animale. In realtà i coralli vivono in colonie, sono tanti piccoli polipetti attaccati l'uno all'altro lungo uno stelo, quindi ci sono, immaginate, come delle colonie intere. Pensate che un tempo i coralli venivano utilizzati per realizzare dei gioielli. Oggi chiaramente questo non è più possibile perché è in via di estinzione. Addirittura ci sono proprio dei programmi di ripopolamento, vengono appunto reinnestati lungo gli scogli, lungo le rocce. Ma il colore rosso del corallo, sapete da cosa deriva? Deriva da un'alga che vive insieme ad esso, attaccato ad esso. Diciamo che è un rapporto di reciproca sussistenza. Quest'alga dona al corallo il colore rosso, gli dà quindi nutrimento e a sua volta il corallo dà protezione a quest'alga, perché addirittura per difendersi, così come cacciare, il corallo può sprigionare anche un veleno, delle sostanze urticanti. Un'altra cosa molto importante è che con il surriscaldamento delle acque e dei mari sta avvenendo quello che gli scienziati chiamano il coral bleaching, ossia lo sbiancamento di questi coralli a causa proprio del distacco di quest'alga dal corallo stesso. Ci troviamo nella sezione gusci, conchiglie e corazze, dove troviamo il nostro amico granchio del cocco. Il granchio del cocco può addirittura arrivare a pesare quasi 5 kg per un metro e mezzo di grandezza. Diciamo che è il più grande artropode che esista al mondo. Vive tra le coste del Madagascar fino ad arrivare alle isole più sperdute del Pacifico. Viene chiamato così perché ha delle fortissime chele con le quali riesce a rompere le dure noci di cocco di cui è goloso. Il gattopardo deve il suo nome al suo colore, il colore della sua pelle, con macchie molto simili a quelle di un felino. Passa il giorno nascosto nelle buche del fondale, dalle quali esce per predare piccoli pesci, molluschi e crostacei di notte. La sua pelle, pensate, è talmente ruvida e granulosa che in passato veniva usata come carta vetrata per levigare il legno o l'alabastro. Nella sezione maestri di nuoto troviamo delle specie marine campioni di velocità e di tuffi. Uno è il calamaro volante. Diciamo che il calamaro, per sfuggire dai suoi predatori, riesce ad espellere una grande quantità d'acqua dal suo corpo che gli dà la spinta per saltare addirittura fino a 30 metri sopra le onde, per poi, fra l'altro, rituffarsi quando è ora, chiudendo le pinne come un tuffatore professionista nell'acqua. Il pesce pilota è così chiamato perché è solito avvicinarsi molto alle imbarcazioni e camminare insieme ad esse, tant'è che per gli antichi greci era un modo per indicare loro la strada e riportarli a casa. Pensate poi che sono pesci molto particolari perché da piccoli riescono a ripararsi sotto l'ombrello urticante delle meduse, restando fra l'altro illesi. Amano nuotare accanto a tartarughe marine e squali, che fra l'altro liberano dai parassiti esterni, senza avere paura addirittura di entrare fra i denti minacciosi degli squali.